Ciao a tutti! Dopo aver visto l'armonizzazione delle scale maggiori per triadi, oggi cominciamo a mettere un po' di pepe nella nostra musica ed affronteremo l'armonizzazione delle scale maggiori per quadriadi. E abbiamo visto che l'armonizzazione per triadi porta ad una serie di accordi su ogni grado della scala, accordi che risulteranno essere maggiori, minori e un accordo diminuito, quello sul settimo grado. Oggi affrontiamo le quadriadi e faremo un lavoro che ci vedrà arricchire e di molto la sonorità di quello che andremo a suonare. E se noi andiamo ad aggiungere una quarta nota alla triade, andremo ad ottenere un accordo a quattro voci, accordo che ci vedrà aggiungere dopo la quinta la settima. Settime che non sono tutte uguali e faranno sì che la sonorità della triade, che poi diventa una quadriade, cambi man mano che andiamo ad armonizzare la scala. L'accordo sul primo grado sarà una settima maggiore, oppure chiamato major 7, oppure settima più in alcuni spartiti. Settima maggiore perché per l'appunto noi abbiamo aggiunto il Si. Perché appartiene alla scala di Do maggiore. A tal proposito vi consiglio, se non avete visto la puntata sulla spiegazione degli intervalli, di andarla a vedere e magari vi metto un link qua sopra a proposito. Sul secondo grado, andando ad aggiungere una settima, se avete notato si procede sempre per numeri dispari, andando ad aggiungere una settima, che chiaramente deve appartenere alla scala che abbiamo preso in considerazione, quindi quella di Do, questo diventa un Re minore settima. Anche sulla quarta fila lo potete prendere. Sul terzo grado avremo un Mi minore settima. Sul quarto grado avremo un Fa settima maggiore. Come peraltro settima maggiore come sul primo grado. È poi facile distinguere le settime maggiori da quelle minori perché distano un semitono in senso discendente da quella che è l'ottava dell'accordo. Sul quinto grado avremo un accordo di settima di dominante, oppure anche detto Sol settima. All'accordo Sol Si Re andremo ad aggiungere una settima minore. Ovvero il Fa. Accordo fondamentale in armonia perché vedremo che darà origine ha una cadenza fondamentale in armonia, che è la cadenza 5-1, che poi vedremo che sarà accompagnata spessissimo da accordi che vanno a preparare questa cadenza. Il più usato è il secondo grado, che darà poi origine al movimento 2-5-1, che vedremo. Pensavo adesso quante cose che sono fondamentali da dire, ma affrontiamo di volta in volta gli argomenti con calma. Sul sesto grado avremo un La minore settima. Sul settimo grado invece avviene una cosa interessante. Armonizzando con tre voci, vi ho detto che si dà luogo ad un accordo diminuito. Se io vado ad aggiungere una settima, questa settima sarà il La.
Ebbene, questo accordo, per una ragione che vedremo nel dettaglio successivamente, sarà chiamato semidiminuito. Il che fa pensare, perché uno dice, per triadi era chiamato diminuito e per quadriadi semidiminuito. Questo accordo, mettendo in là, viene chiamato semidiminuito. Diminuito sarebbe nel caso si mettesse il sol diesis. Ma vedremo in seguito. Ma adesso concentriamoci sulla quadriade di Do maggiore, ovvero Do settima maggiore. Quindi Do, Mi, Sol, Si. Se noi abbassiamo la modale, quindi il terzo grado, lo possiamo rendere minore. E sentite che sensazione di suspense, quindi Do maggiore. Usatissimo nei film gialli quando arriva l'assassino. C'è spesso questo accordo che mette veramente paura. Questo è un Do minore settima maggiore. Se io arretro anche la settima, otterrò un Do minore settima. Come peraltro abbiamo visto essere il Re minore, Mi minore e La minore. E se io oltre alla settima rendo bemolle anche la quinta, ovvero il Sol, io otterrò questo accordo. E sentiamo soprattutto la sonorità arricchita dal suo basso. E questo che accordo è? Beh, è un accordo minore settima con la quinta bemolle. Minore perché Do Mi bemolle. Non è Do Mi maggiore. Scusate, non è Do Mi naturale. Se noi andiamo a vedere gli intervalli che ci sono, vedremo che tra il Do e il Mi bemolle c'è un intervallo di terza minore. Tra il Mi bemolle e Sol bemolle un altro intervallo di terza minore. Andando ad aggiungere anche la settima, diventa Do minore settima quinta bemolle. Ma è la stessa operazione che abbiamo fatto sull'accordo semidiminuito sul settimo grado della scala. Ecco, questo è, come possiamo dire, è un modo analogo per chiamare l'accordo semidiminuito, ovvero accordo minore settima con la quinta bemolle. Sulle partiture lo trovate spesso anche con un pallino barrato. E sentite comunque che è un accordo piuttosto, come posso dire, un accordo piuttosto instabile. Ovvero, dopo questo accordo ci deve essere per forza un qualche cosa, deve accadere qualche cosa. È quasi impossibile trovare brani con una chiusura su un accordo semidiminuito. Vedremo poi cosa può seguire all'accordo semidiminuito. Al contrario, invece, un brano può chiudere con un accordo di settima maggiore. Sentite com'è rilassante e distensivo. Bene, chiuderei questo discorso sulle quadriadi dicendo ancora un'altra cosa. Se da questo accordo vado ad abbassare ulteriormente la settima, ovvero suonerò un La, che io non chiamerò La perché dal momento che si va ad abbassare una settima, o anche quando si aumenta, il nome di quella nota deve rimanere. In questo caso sarà un Si doppio bemolle.
l'accordo che formiamo sarà Do, Mi bemolle, Sol bemolle e Si doppio bemolle, che è poi un La. E quindi cosa sarà questo accordo? Sarà un accordo formato da tutti intervalli di terza minore. E sentite che non è molto diverso dall'accordo diminuito visto per triadi. Se io tolgo il Do, avrò un accordo di Mi bemolle diminuito, che altro non è che un rivolto del Do. E la sonorità sentite che non cambia. Questo La quindi non aggiunge e non toglie niente. E l'ottava viene divisa in quattro parti uguali. Questo accordo quindi come lo chiamiamo? Allora, qui c'è un po' di diatriba, perché questo accordo viene chiamato di settima diminuita. E uno potrebbe dire, è vero, hai diminuito la settima da Si bemolle scendo, la settima, Si bemolle scendo a La. Io però, assieme ad altri colleghi, anche molto più preparati di me, non sono di questo parere. A noi piace chiamarlo accordo di settima diminuito. Perché questo? Perché la genesi degli accordi diminuiti è quella di un accordo di settima. Cioè, io prendo un accordo di Do settima, in questo caso Do settima, e vado ad abbassare la terza, la quinta, avrò un accordo semi diminuito, ma diminuito parzialmente, perché è diminuito completamente se io abbasso anche la settima. E universalmente è questo l'accordo diminuito. Se io vi dico suonami un Do diminuito, voi lo suonate così. Quindi diminuito perché abbasso tutte le note dell'accordo tranne logicamente che la fondamentale. Quindi dal Do settima abbassiamo la terza, che diventa un Mi bemolle, la quinta, che diventa un Sol bemolle, e la settima, che per usare i termini enarmonici, vedremo poi anche che cos'è l'enarmonia, diventa un Si doppio bemolle. Ma questo è il mio punto di vista che peraltro condivido con altri professionisti del settore, punto di vista che mi piacerebbe che qualcuno che è più preparato di me e di altri in materia approfondisse, perché settima diminuita, io non ho diminuito solo la settima ma tutto l'accordo, quindi semi diminuito, diminuito, attendo i vostri commenti in riguardo. Ecco, io spero di avervi spiegato in maniera comprensibile il perché di queste nomenclature, anche perché sono e saranno accordi che troverete con una frequenza incredibile. E non tanto nei brani come valzer, mazurka e polka, ma sicuramente spostandosi di genere anche solo su una begin o un fox o un terzinato, sicuramente siamo nella condizione di trovare questi accordi. E quindi concludo dicendo che armonizzando a quattro voci, scale maggiori, andiamo a creare sulla scala di riferimento degli accordi diversi tra loro, cioè i tre accordi maggiori che io vado a costruire sul primo, sul quarto e sul quinto grado si differenzieranno, perché sul primo e sul quarto andrò a costruire un accordo major 7, ma sul quinto avrò un accordo di settima di dominante. Gli accordi minori diventeranno minori settima tutti e tre,
ma il nostro diminuito si trasformerà in semi diminuito. Accordo che vedremo tra le altre cose che andrà a formare un movimento, come ho detto prima, 2-5-1 in minore, oppure che potrà fare, come posso dire, da cuscinetto in altre situazioni armoniche che vedremo sicuramente successivamente. E se questo video ti è piaciuto, e metti un bel like, aspetto i vostri commenti, soprattutto in riguardo alla famosa diatriba, e vi invito ad iscrivervi al canale YouTube Davide Salvi, e attivando anche la campanellina per ricevere la notifica quando saranno pronti nuovi video. Grazie a tutti e a presto da Davide Salvi.